Amici del basket, buonasera, ben ritrovati come di consueto, come ogni martedì sera in diretta con Basket Time. Un'oretta o poco più per stare insieme, per parlare di basket, per parlare di Griessen Bonn. Che cosa è successo? È successo che, come tutte le belle storie, ad un certo punto arriva la fine, cioè la striscia di vittorie consecutive della Pallacanestro Reggiana si è interrotta in quel di Montichiari, nel match contro Brescia di domenica sera, nel posticipo, una partita frizzante, emozionante, spettacolare, dove però alla fine Reggio, per meriti di Brescia che ha giocato una grande gara e per demeriti anche della Griessen Bonn in alcune fasi del match, ha sicuramente alla fine perso, possiamo dire anche tutto sommato meritatamente, pur avendo la possibilità alla fine di fare una incredibile rimonta e di portare a casa un successo che sarebbe stato l'ottavo consecutivo. Invece no, vince Brescia, interrompe la striscia di vittorie consecutive della Griessen Bonn. Doveva succedere prima o poi, diciamo la verità, insomma, nessun dramma particolare, ovviamente una partita che andrà analizzata perché degli errori ci sono stati, e lo faremo insieme ovviamente a un ospite importante che ci parlerà di questo, ma ci parlerà anche di futuro, ci parlerà un po' delle voci che sono uscite in questi giorni nella stampa locale, insomma le abbiamo lette sui giornali in questi giorni, ma in generale faremo tante chiacchiere con lui e gli faremo tante domande. Sto parlando di Alessandro Frogini, direttore sportivo della Pallacanestro Reggiana. Ciao Alessandro, ben ritrovato a Basket Time. Buonasera a tutti. Con te ovviamente il mio compagno di viaggio Alessandro Caraffi in cabina messaggi. Ciao Alessandro, ben ritrovato anche a te. Ciao Davide, buonasera a tutti. Cabina, postazione, cabine, non cabine, abbiamo ancora cabine. Chiusa. E Filippo Bartoli, come al solito anche a te buonasera. Parto sempre da te con la prima domanda. Perdere bisognava perdere prima o poi. Sei, non so, tue sensazioni al post Brescia? Quali sono state? Ma un po' diverse, un po' di rammarico perché comunque la partita è stata, almeno dal punto di vista offensivo, molto buona da Griessen Bonn. Credo che quando fai quasi 90 punti in trasferta, e questo sarà un po' il tema della serata, ecco, lo apro subito così, basterebbe un bel lavoro difensivo per portare a casa la partita. D'altro canto proprio così non è andato e purtroppo Reggio è incappato in una sconfitta che ci può stare. Poi adesso analizzeremo tutti i problemi che ci sono stati, però ci può stare perché Brescia ha dimostrato di essere un'ottima squadra, molto attrezzata, uno staff tecnico che ha preparato molto bene la partita, andando proprio a colpire a Griessen Bonn sui difetti appunto della squadra reggiana, e ha tenuto veramente una bella intensità durante la partita a Brescia, con un grande calore del pubblico che ci ha sorpreso anche noi, e quindi Reggio cade, bisognava cadere come ricordavi prima o poi, l'ha fatto insomma con una partita discreta, buona in attacco, molto meno in difesa, che però non è bastata, che in trasferta spesso non basta, quindi una prova così, non del tutto, non positiva, non del tutto, ma che lascia e lascerà sicuramente molti argomenti di cui parlare stasera. Sono Frosini, più rammarico per quei due buoni tiri che aveva Reggio negli ultimi tre minuti, uno di Polonaro, uno di Della Valle, mi vengono in mente, ma anche l'ultimo possesso di Aradori per vincerla, o rabbia per essere arrivato in quelle condizioni lì e non invece per via magari esatto di una prestazione difensiva non all'altezza dell'aggressione a cui siamo abituati, quindi non aver potuto controllarla meglio questa partita? Ma più che altro direi un misto rabbia e non dico delusione, perché assolutamente no, perché comunque vieni da sette vittorie consecutive e credo che tutti i ragazzi e anche lo staff ci tenesse a continuare questa striscia aperta. Secondo me è brava comunque Brescia a trovare canestri anche non facili e comunque avere una bella aggressività per tutta la gara, e soprattutto ci ha messo in difficoltà con la zona, cercando di calare il nostro ritmo, anche se poi vai a leggere insomma i dati della gara e insomma fai 88 punti in trasferta, sono veramente tanti, quindi vuol dire che magari noi a livello difensivo abbiamo lasciato troppe cose lì, conclusioni facili al nostro avversario, ecco. Di conseguenza ha preso fiducia, ha preso ritmo e in quell'ambiente lì molto gioioso, caldo, sembrava proprio una festa. Correttissimo, diciamo la verità. Correttissimo, assolutamente. Io ero lì
gara 5 di finale, insomma, della Lega 2, quando hanno vinto con la Fortitudo, e mi è sembrato un po' di rivivere quella giornata lì, quindi anche per loro era comunque una partita importante. Arrivava Reggio Emilia, vice campione d'Italia, loro in un buon momento, avevano cambiato qualche cosina all'interno, le settimane prima, all'interno della squadra, e con l'inserimento di Barnes, esatto, hanno trovato un ottimo giocatore che gli ha dato una quadratura, diciamo, nella loro squadra. E questa cosa qua, ovviamente, le due vittorie in trasferta consecutive li ha sicuramente caricati e gasati. Io credo che noi abbiamo sbagliato, ecco, il fatto di aver concesso troppo a loro, troppa fiducia che mano a mano che andava avanti la partita acquisivano. Alessandro Caraffi, finisco il giro con te, poi se ci sono già dei messaggi ce li leggi. La riduciamo ad un semplice troppa fiducia all'attacco di Brescia inizialmente, quindi diciamo male la difesa di Reggio, la chiave di questa partita, non bene quando doveva essere, oppure c'è qualche cos'altro secondo te? Ma la difesa è stata senza dubbio forse l'aspetto principale carente, anche perché quando fai 88 punti penso che si possa poi dire poco rispetto a tutto il resto, rispetto all'attacco che casomai non è stato un attacco da Grissinbon come ritmo, ma alla fine ha fatto 88 punti in trasferta, ragazzi, non sono pochi. Su quel campo vorrei andare a vedere chi li ha fatti, penso che neanche Milano ci sia arrivato. E sopra media comunque per quelle della Grissinbon. Quindi alla fine bisogna andare poi a leggere quello che è stato, e probabilmente ci sono quelle 3-4 conclusioni che così a memoria mi vengono in mente, che probabilmente alla fine sono state decisive. Poi sai, quando perdi di 3, di 5, adesso vabbè, l'ultimo canestro conta relativamente, di episodi ce ne sono migliaia probabilmente su cui poterti rammaricare. Probabilmente una vera Grissinbon in difesa non avrebbe lasciato Brescia tirare con 36 su 48, 34 su 47, se non mi ricordo, vado a memoria. Quindi chiaramente c'è un problema difensivo. A me ha stupito perché Reggio la partita bene, cioè primi era quarto, sul pezzo, è sempre minuti, stata recuperi, sul pezzo penso. In realtà in attacco, esatto. No, ma anche in difesa, cioè, sì. Tra recuperi subito, abbiamo preso il primo canestro, è vero, però avevamo recuperato due palloni, forzato dei recuperi, quindi è stato proprio un momento di probabilmente troppa fiducia nei propri mezzi, non lo so, sinceramente non saprei neanche spiegarlo. Allora, facciamo parlare le immagini che magari ci fanno rivivere le emozioni. Avete letto voci eventuali di mercato, giocatori sotto osservazione, eccetera, eccetera? Non preoccupatevi, abbiamo qua a fagiolo proprio il direttore sportivo, quindi chiediamo a lui dopo e affrontiamo anche quel tema lì, perché so che con i messaggi alla fine ovviamente arriveremo fin lì. Però partiamo dalla partita, andiamo a rivedere le immagini, la sintesi di Brescia contro Grissinbon, e poi torniamo e parliamo anche delle prestazioni individuali. Della Valle, prende il tiro da tre, in uscita, poi bella palla in angolo per Della Valle, libero da tre punti, 2 su 2, ancora la palla per terra, la sa mettere come Amedeo, sa tirare dalla lunghissima distanza, fate 3 su 3, sono 9 punti. Berga incontra Dori, ovviamente lo prova ad attaccare, Pietro alza la parabola, bomba, Landry la mette per terra contro Polonara, torna fuori da Vitali, Piccarola ancora con Burns che riceve da solo, va a schiacciare. 23-20 Grissinbon, Busciati gioca il blocco, poi va da Landry, lasciato libero da tre punti, segna. Gentile, praterie per lui, bomba. Contro Moore, attacca linea di fondo De Nick, vede Aradori liberissimo da tre punti, bomba. Landry dopo il timeout, fino in fondo, wow, mamma mia, che schiacciata di Landry. Piccarolle sulle penetrazioni, però sta perdendo pochi palloni, questo è un tiro che non si può lasciare a Landry, assolutamente, bomba di Marcus Landry, 16 per lui. Esce ai blocchi della Valle, libero, mette piede a posto, si mette a posto ancora meglio e mette la bomba, Amedeo, 12 per lui. Simone non rifiuta invece il tiro Michele Vitali da tre punti. Della Valle che è caldissimo, Piccarol ancora da tre, Amedeo fate 6 per le sue bombe personali e 19 per i suoi punti. Col blocco di Cervi va fino in fondo Andrea, fuori da Amedeo col piede a posto a tre punti, ancora! Ancora! La bomba di Della Valle, 22! Peccato, Cervi era a posizione ma rimbalzo lungo premia Vitali che ha un barco, può andare fino in fondo a schiacciare. Piccarol con Burns, attacca Vitali, va sotto da Burns che va a segnare col fallo di James, palla fantastica di Vitali.
Nicolao torna col pallone, piccarola con Lesic, palleggio resettivo da 3 di De Nicolao, canestro da 3 di De Nic. Gentile, piccarola con Polonara, attacca Stefano, si separa, tiro molto ben costruito, di una classe impressionante questo canestro di Gentile. Vitali per Burns, ancora da 3 punti e mette anche questo. Nell'angolo c'è Radori che va da Polonara, ribalta per De Nicolao, prende il tiro da 3 punti, bomba di De Nic. Successo per pareggiare, 1 minuto e 46 da giocare. Radori per Della Valle, finta il tiro, Medeo poi prende la bomba, segna! 25 per Amedeo più 1, Reggio 86-85. Burns, Carroll, Vitali va da Landry da 3, segna Landry, una bomba importantissima. Attacca Radori contro Vitali, gestirla lui fino in fondo, si appoggia Radori, segna, pareggio. De Nicolao attacca, torna da Polonara, libero da 3, sbaglia, Moore subisce subito fallo. Needham esce a Radori contro Moss, difende Brescia per adesso. Allora Radori gioca, attacca fino in fondo, rischia la persa, anzi no, la perde. Palla 2, la freccia premio Brescia e questa partita, se non è finita, poco ci manca. Moore, la rimessa lunga per Burns che va a schiacciare. Allora, finisce così, Polonara da metà campo, non segna, 93-88. Vince Brescia, batte la Grissinbon. 93-88, Brescia batte la Grissinbon. Allora, una partita che parte sul filo del grande equilibrio, 25 pari, come detto, attacchi in gran spolvero al termine del primo quarto con Della Valle già scatenato, 9 punti per lui e dall'altra parte ottimo impatto di Landry, ma in generale anche Vitali che crea molto bene dal pick and roll. Si arriva all'intervallo sul 48-46, fondamentalmente in un match che prosegue su questo... Su quest'onda, anche se Reggio ha provato un paio di volte a scappare, ma non c'è riuscita, arrivando al più 6 in 2 occasioni. Poi il terzo quarto, dove pian piano Brescia inizia a, dopo primi 5 minuti, in realtà giocati bene da Reggio, inizia a mettere punti tra sé e i biancorossi. Arriva al massimo vantaggio sul più 10, poi incredibile, a spalle al muro, la grande reazione della pallacanestro reggiana che. Ritorna lì, ha addirittura la bomba del sorpasso con Amedeo Della Valle, poi Landry risponde a 3 punti e poi i possessi finali li avete rivisti, prima Radori pareggia, Polonara sbaglia il tiro da 3 punti dopo un libero di Moore che avrebbe diciamo ipotecato la vittoria, arriva il fallo sistematico e da lì poi ovviamente la partita arriva da Radori col possesso decisivo per andare a pareggiare eventualmente o vincere la partita. Era sotto di 3 Reggio in quel momento, quindi ci vorremmo un tiro da 3 punti. Radori perde palla e lì poi dopo con calma lo rivedremo e lì appunto la gara di fatto si conclude. Diciamo una cosa, Alessandro Frosini, che prima di tutto il demerito reggiano è arrivato a meno 10, però poi spalle al muro è arrivata una grande reazione e questo è l'aspetto diciamo di squadra più positivo che ci può essere. Poi prendi questo tiro qua, l'abbiamo visto adesso, oggettivamente Polonara fa 0 su 5, però in questa partita, però oggettivamente questi 5 tiri, questo compreso, cioè quanti li vorresti riprendere nella stessa situazione? Forse tutti. Ma io guarda, credo che bravi veramente, perché sul meno 10, meno 11, 5 minuti dalla fine c'è stata sicuramente una bella reazione e credo siamo riusciti a metterli in difficoltà a livello difensivo, insomma, cosa che non avevamo fatto prima. Siamo arrivati sul più 1 a 1 minuto dalla fine, forse 1 minuto e mezzo, adesso non ricordo perfettamente, però sul nostro pressing abbiamo recuperato un altro pallone e Amedeo forse ha sbagliato un tiro da 3 punti in transizione, che forse è il tiro più facile della certo. Serata, ecco, quindi che ci poteva dare un più 4 a un minuto e poco più dalla fine. Quindi poi per gli episodi poi ovviamente perdi queste partite. Questo è l'ultimo di Aradori. Esatto, che... qua forse noi ci aspettavamo che loro facessero fallo, eravamo sotto di 3 e in realtà invece hanno difeso. Poi Aradori si palleggia su un ginocchio. Esatto, lì si è buttato un po' a testa bassa dentro e ha perso il pallone. Però insomma eravamo già, insomma, una partita era difficilmente comunque recuperabile, ecco, in questa situazione qua.
però c'è passata pochi ecco, decine di secondi prima, c'è passata tra le mani, perché comunque abbiamo avuto un più uno, su quell'azione lì che Amedeo sbaglia il tiro da tre punti, prendiamo un rimbalzo e poi violazione di 14 secondi di De Nicolao, un canestro fatto di Nicolao che non è stato ovviamente confermato, giustamente, perché era fuori tempo massimo. E è ovvio che c'è, per quello che abbiamo fatto prima, credo ci siano delle, da parte nostra, direi ci sia rammarico, perché soprattutto la chiusura del secondo quarto, credo più 6, più 7 a 1 minuto e 50 dalla fine, e abbiamo chiuso sotto di 2, non siamo riusciti a fare, avevamo solo due falli spesi, potevamo spendere due falli, non li abbiamo spesi, neanche sull'ultima azione dove abbiamo preso, non ti dico un layup, ma comunque un tiro sì contestato da Cervi, credo forse Landry, che abbia fatto canestro, e quindi già da lì vedevi che la squadra comunque in qualche modo non era al suo 100%, insomma, ecco. Però questo è il campionato italiano, è comunque un campionato, secondo me, anche se è calato negli anni, comunque di buon livello, dove c'è una buona preparazione da parte degli allenatori. La squadra di Brescia sicuramente ha preparato bene la partita, noi forse non eravamo forse splendidi come siamo stati altre volte, e fa sì che appunto una Brescia che sulla carta è una squadra inferiore a noi poi ti possa battere. Questo è il campionato italiano, insomma, molto livellato, e insomma loro in un buon momento, noi magari non brillantissimi come siamo stati altre volte, e poi va a finire che puoi perderla, come poi è successo. Qua vediamo ad esempio una grande schiacciata di Landry nel secondo quarto. Ecco, questi sono alcuni video, Alessandro, che tu hai preparato sul concetto, sul concetto anche della difesa, insomma, che è un aspetto che, come dicevi tu, ha anche delle sfaccettature proprio tattiche, di scelte, mettiamola così. Che cosa intendi in questo senso? Beh, allora ci sono due tipologie di... Poi le rivediamo. Esatto, di situazioni. Ecco. Tipo questa è una situazione probabilmente la meno grave della... Ma io ho preso questa, poi ce n'è un'altra che è il passaggio di Vitali. Chiaro che qui andare a far schiacciare Landry partendo dalla sua metà campo è assurdo come concetto, ma come disattenzione difensiva. Ho preso questo, ma l'episodio in sé non è significante, cioè si può prendere una schiacciata. Poi il pick and roll. Poi il pick and roll. Io ho messo una situazione di pick and roll giocato, che era precedente, Mirko, che era quello giocato sostanzialmente meglio dalla Grissom Bon, ed era quello in cui il Radore aiuta ed è bravissimo Burns a scaricare fuori per... questa è l'altra situazione che vi dicevo, cioè canestri subiti dopo uno o due passaggi. Qui transizione difensiva dopo canestro sbagliato, Vitali prende palla, non vuole spingere un granché, poi si accorge che c'è già suo fratello dall'altra parte, prendiamo un canestro, ne ho contati altri due, uno su una rimessa da tre quarti campo nella nostra metà campo e uno da una rimessa sempre sulla tre quarti campo, però stavolta di Brescia. Questa è una situazione di pick and roll, Vitali con Burns, Lesic ovviamente qui non fa nulla, perché questo non è né uno show né un contenimento, è chiaro che qui bisogna fare qualcosa di diverso. E poi c'è un altro errore, ovvero si va in rotazione dal lato debole, ma Gentile si sposta, non mette il corpo, non prova neanche a prendere uno sfondamento, qui è chiaramente molto passivo come tipo di giocata e denota proprio poca intensità. Qui altro pick and roll, stavolta Moore con Burns, show di Lesic, qui è bravo Radori. Questo doveva fare Reggio. Poi è vero, si va in rotazione, sì, forse libero. Polonara arriva un secondo in ritardo, esatto, però forse Polonara sta guardando l'altra parte, però in realtà qui è stato brava Brescia, è stata bravissima Brescia, bravissima Burst, perché era col corpo sbilanciato e ha scaricato un passaggio sulle mani. Poi va bene, possiamo dire che c'è un piccolo errore. Altro pick and roll, sempre Moore con Burns, perché pick and roll li giocava sempre lui. Guardate Lesic, contiene, poi Fornente si accorge che ci può essere un pop, cioè anzi è stato il pop di Burst, si sposta completamente dalla linea di passaggio. È chiaro che non è una situazione questa concepibile, perché allora continui, cioè hai sbagliato, va bene, piuttosto prendi un canestro da tre punti da Burns, che va bene, ne ha messi due, ma non è che Burns tiri il 90% da tre punti, ok? Quindi
Quello è un errore grave Pacchiano in sé, però secondo me l'intensità degli aiuti, l'intensità dello show è stato il principale problema. Abbiamo visto, e lo rivedremo probabilmente tra un po', un canestro di Burns dove c'è un niente della difesa reggiana, lui taglia e va a schiacciare perché il primo giocatore reggiano è fuori dal pitturato. È chiaro questa situazione di pick and roll, di show mancati, di show non... Guardate qui anche qua, è proprio questo. Qui anche qui Lesic è uno show debole perché non è niente, non alza le braccia, non fa niente, e è chiaro che il passaggio con un passatore come Vitali che è due metri con le mani di un pianista arriva subito a Burns. E guardate dove sono i reggiani, chiaro che questo è un canestro dove nessuno poteva fare niente, eh? Cioè il passaggio lì semplicemente non doveva arrivare con quella facilità. Fillo, secondo te da giocatore scelte, diciamo, errori individuali in questo senso? O forse era merito di Brescia, no, chiedo te, o il fatto che Reggio magari sia sempre andato un po' a rincorrere il ritmo che Brescia ha imposto alla partita e che fosse sempre la sensazione magari in difesa una frazione di secondo indietro alle decisioni? Ma sono un po' tutte le cose che hai detto, cioè sono situazioni simili ma non esattamente uguali. Cioè c'era la disattenzione di, per dire, Roy James che cerca la palla a Landry a 20 metri da canestro ed è una disattenzione, ma c'è anche la squadra che non se ne accorge, che non ruota, c'è qua Polonara che arriva in ritardo, c'è Lesic che fa uno show forte anche se suo uomo praticamente finge il blocco ed era abbastanza palese che facesse così. Ci sono diversi errori, brava Brescia, c'è questa che è una disattenzione vera e propria, diversi errori che portano, ragazzi, qua sono 7-8 situazioni, sono 15-16 punti. È chiaro che Brescia non è che non può far canestro, però sai, se già così eviti metà dei canestri e vinci le partite in questo modo qui, non sono cose da poco. La difesa su pick and roll è un problema che non è che è continuo durante la stagione, ma ci si è già presentato. E soprattutto me le difese sanno, gli attacchi avversari, scusate, sanno bene cosa fare, cioè l'ha fatto bene Pesaro domenica, l'ha fatto ancora meglio Brescia nell'ultima partita. Cioè, poi è chiaro che Brescia ha anche giocatori che ci possono mettere molte difficoltà, c'è un playmaker molto alto come Vitali che sa dar via molto bene la palla, è 2 metri, quindi riesce anche a avere una visione molto particolare del campo, e un giocatore come Barnes che abbiamo sofferto lui, perché non abbiamo sofferto altri giocatori in quella situazione, che è bravo sia a fare pop ma soprattutto a ruotare meglio velocemente, a essere molto veloce, quindi è mancato proprio la collaborazione oltre che la difesa individuale. Alessandro, al volo, pensi anche che magari Brescia abbia dei giocatori a giocare col pick and roll in generale, penso a Vitali, penso a Barnes, che Reggio per caratteristiche dei suoi uomini magari tende un pochettino a soffrire? Guarda, io credo ovviamente che, sai, Vitali comunque è un playmaker di 2 metri e già noi l'abbiamo marcato con Needham in una serrataccia sua personale, dove comunque è arrivato, diciamo, con un problema fisico importante perché purtroppo ha avuto un incidente domestico. Il dito fasciato il sabato sera, quindi si è tagliato profondamente il pollice della mano sinistra, e questa cosa qua forse l'ha anche portato ad andare fuori partita, insomma, comunque non sentire la palla, non sentire bene il contatto. Più mentalmente. Quindi abbiamo giocato molto anche con De Nicolao, che ha fatto sicuramente una buonissima partita in fase offensiva, dove l'abbiamo ritrovato. Però abbiamo pagato molto, soprattutto a livello difensivo, perché lui, essendo comunque piccolino, basso, Vitali, diciamo, dall'altezza dei suoi 2 metri, riusciva, ecco, a vedere molti passaggi. Noi abbiamo pagato, secondo me, 2 finali del primo quarto, del secondo quarto, abbiamo pagato molto, perché anche da queste immagini si vedeva che eravamo avanti nel punteggio, però abbiamo fatto 3 o 4 azioni difensive pessime, con delle scelte individuali che sono andate anche fuori da il piano partita che era stato comunque messo giù da Menetti, dove sicuramente Lesic ha sbagliato, credo, 3 difese sul pick and roll, e questo ha fatto sì che comunque la squadra perdesse un po' di fiducia e ne acquistasse invece Brescia, insomma, perché riusciva a trovare dei canestri facili muovendo poco la palla, nel senso, perché sfruttando un pick and roll si sono trovati a fare 3 lay-up praticamente. C'è stata quella, come ti dicevo, quella schiacciata, ecco, che abbiamo subito
da Landry, tutto campo, e anche usciti lì, dal time out. Esatto, usciti dal time out e Minetti ha chiesto: abbiamo due falli solamente di squadra, spendiamo fallo ma non prendiamo un canestro, e usciamo così dal time out. Quindi vuol dire che, insomma, in qualche modo la squadra era accesa sì a livello offensivo e un po' meno a livello difensivo. All'interno della stessa partita avevamo giocatori molto presenti e purtroppo tre giocatori non sono stati presenti assolutamente, quindi abbiamo pagato anche questa cosa qua. Non facciamo ovviamente processi, esatto. Una partita, credo che potevamo vincerla, forse se la giochiamo altre 5 volte la vinciamo 4, però... Mm-hmm. Però sta qua l'abbiamo persa. Però è ovvio che hai perso, sei qua, che stiamo facendo delle... Così, comunque stiamo facendo il punto della situazione, ecco, quindi... Allora... Però siamo, insomma, io ti dico, sono ovviamente tranquillo, ovviamente arrabbiato per la sconfitta, ma è giusto che sia così, stiamo analizzando anche internamente... quello che non è venuto, però guardiamo avanti, insomma, molto molto positivi. Alessandro, tra poco ti faccio leggere i messaggi, prima ti faccio però chiudere il discorso Brescia parlando anche di quello che invece è andato bene, e cioè Aradori e Della Valle offensivamente, De Nicolao ritrovato e la sensazione, correggimi se sbaglio, che comunque questa squadra se la sentono in mano loro due, Aradori e Della Valle, offensivamente, e che la squadra lo riconosca e che tutto sommato questa cosa qua funzioni, perché Reggio è uno dei migliori attacchi della Serie A. Avevamo, se vogliamo, c'era un po' di perplessità all'inizio della stagione su questo aspetto, visto che non c'erano più i lituani, soliti discorsi. Secondo me 7-2, 9 partite giocate, queste perplessità ce le siamo tolte, insomma. Beh, ci mancherebbe altro, nel senso che adesso non bisogna parlare di... Cioè bisogna stare molto attenti, perché abbiamo perso 3 partite in tutto il campionato e tutta all'ultimo tiro quasi. E quindi se bisogna analizzare a 360 gradi poi le prime 10 partite di campionato, non si può non valutare questo aspetto. Cioè di sbroccate non ne abbiamo mai avute, di grosse difficoltà non ne abbiamo mai avute. Abbiamo perso contro una squadra che è in crescita paurosa come Caserta, là, all'ultimo tiro, con Avellino in coppa, e Avellino si commenta, e con Brescia che veniva da 2 vittorie consecutive. Detto questo, è sbagliato, sarebbe circoscriverle come caso, ma nessuno lo sta facendo, ci mancherebbe, però ci sono anche tante cose positive, altrimenti 7-2 non ci arrivi per caso dopo 10 partite, ne vinci 1, ne vinci 2, ma non ne vinci 7, quindi abbiamo una squadra in mano degli italiani, abbiamo una squadra in mano di 2 ragazzi che, hai detto bene, se la sentono sua, abbiamo secondo me un giocatore che è dominante come Cervi, abbiamo un ragazzo che quest'anno, se viene lasciato stare dagli infortuni come Gentili, secondo me sarà di un'utilità paurosa, abbiamo un De Nicolao che finalmente si sta rivelando, sta tornando sui suoi livelli dello scorso anno, pian piano, con fatica, però insomma bisogna essere in forma non a novembre ma più avanti. Ce lo insegnano un po' le ultime strade, soprattutto Sassari, e quindi secondo me adesso fare dei processi tabula rasa, buttare via bambina qua sporca, diventa poi anche abbastanza assurdo. Poi è chiaro che bisogna cercare di capire come questa squadra eventualmente può integrare meglio i giocatori, farsi delle domande, ma penso che insomma sono i primi loro a farsi, mm-hmm. Non pensiamo che sia una dirigenza che sta a guardare le partite e dice abbiamo perso, basta. Cioè, sentiamo cosa dicono i tifosi, dopo c'ho qualche messaggio anche sui social. Una curiosità per Alessandro Frosini: come mai non è stato chiamato time out sul meno 1? Magari la palla sarebbe andata subito a Pietro Amedeo per il tiro decisivo, invece di finire sulle mani di Polonara, che erano fredde, che comunque quel tiro lo doveva prendere, ci chiede Nicola. Beh, però va bene, come mai non ha chiamato time out? Dico, per come è finita l'azione, cioè con un tiro con 4 metri di spazio. Sì, esatto. Insomma, che abbiamo costruito il miglior tiro possibile in quella situazione lì, poi... Se fai canestro sei bravo, se sbagli ovviamente siamo qua a parlare, insomma. Sì, è sempre così. Però questo è il bello del basket, no? Di questo sport.
Bisogna puntare su un quintetto iniziale italiano. De Nicolao e Polonara fanno fatica a partita in corso. I nostri stranieri mi sembrano più adatti ad entrare dalla panca. James e Legge devono comunque tirare fuori gli attributi. Difesa, ci dice Matteo, come individuando un po' il problema principale, secondo lui e secondo anche noi, di questa partita. Gli show di Lesic producono tanti punti subiti e pochi recuperi. Quando Achille di nuovo in quintetto, ma Lesic non è in quintetto, quello è il problema. Quindi un Della Valle così, come si fa a lasciarlo in panchina per così tanti minuti nel quarto quarto? Sì, anche questo. Ne ha giocati 32. Sì, fine. Non è il primo messaggio che leggo in questo senso, perché è tornato a 3,5-4 dalla fine, forse. 4,21. Vabbè, il motivo penso che sia perché col quintetto con Stefano Gentile c'era un maggiore equilibrio difensivo. Alessandro, correggimi se sbaglio, penso fosse per quello. Sì, comunque la squadra in attacco continuava a funzionare in quel momento. Sì, continuava a funzionare, soprattutto in difesa avevamo preso un buon ritmo e stavamo andando bene, insomma, stavamo recuperando. Poi Della Valle è entrato, ha messo la bomba in sorparto, cioè, era caldo ancora. Sì, è molto caldo. Allora, qua sono un po' più cattivi su Facebook. Mattia dice, chiedetegli a Frosini perché Lesic non ha ancora le valigie, c'è gente in A2 che è più forte e costa meno. Invece Alessandro dice, complimenti a Frosini che in questi anni non si è mai nascosto dietro parole di circostanza, anche in situazioni lato mercato non tutto rose fiori. Sono convinto che se servirà nei momenti decisivi della stagione la società sarà pronta ad intervenire per rinforzare la squadra. Allora, ne approfitto, visto che insomma arrivano i messaggi e comunque i giornali di oggi un po' forzavano questa cosa qua del discorso degli stranieri sotto osservazione, per chiedere ad Alessandro appunto cosa c'è di vero, come sta la situazione realmente, insomma, come la pensi tu che questa squadra ovviamente la devi costruire, migliorare eventualmente o assemblare. Ma allora, credo che abbiamo sicuramente due giocatori in questo momento che sono un po' nell'occhio del ciclone, perché utile che ci nascondiamo, insomma, sia Lesic che James, diciamo che stanno rendendo al di sotto delle nostre aspettative e di conseguenza anche delle aspettative dei tifosi, che ovviamente vogliano e vorrebbero, insomma, una squadra ancora più forte di questa qua. In questo momento, insomma, io vedo una squadra che ha vinto 7 partite e ne ha perse 2 in questo campionato, quindi credo forse il migliore inizio degli ultimi anni. Anche noi, insomma, ci rendiamo conto come staff che abbiamo questi due giocatori che ancora non sono entrati appieno dentro i nostri dettami, le nostre regole, le nostre necessità, ecco, di avere appunto questi giocatori in determinate posizioni. Credo qualitativamente sono due ottimi giocatori, non sono dei fenomeni, ma l'abbiamo sempre detto, quindi non è che quando abbiamo fatto del mercato abbiamo comprato il nuovo, Lavrinovic, assolutamente no. Quindi abbiamo voluto fare una squadra diversa ancora rispetto agli anni passati, ma anche a tutto il resto del campionato italiano. C'è molto, molta fiducia in questa squadra, e da parte mia, ma anche da parte dello staff tecnico, e quindi credo che dobbiamo ancora dargli del tempo per poter capire dove sono arrivati e soprattutto io credo che abbiano le capacità per poter uscire da questo momento di difficoltà, anche se poi Lesic con Pesaro aveva fatto un'ottima partita, la sua migliore, forse la sua migliore, e quindi ha fatto vedere che ha del talento offensivo. A livello ovviamente difensivo, che credo si debba applicare di più, e credo anche la squadra debba in qualche modo aiutarlo, perché non possiamo lasciare questo giocatore in questa difficoltà, e credo che lui debba fare un passo, forse due, in avanti, ma anche i suoi compagni debbano aiutarlo in questo momento. Credo questo, insomma, sì, James è un professionista serio, si sta impegnando, si sta dando, comunque non è uno che dici se ne frega, ha un brutto atteggiamento, tutt'altro, sta facendo fatica, magari nella sua carriera è abituato a giocare molti più minuti di fila, quindi nel nostro modo di giocare
è ovvio che lo stiamo utilizzando in maniera differente rispetto a quello che era abituato lui. Sono cose che sappiamo e che comunque vogliamo continuare su questa strada, vogliamo dare ancora fiducia a questi ragazzi, e è ovvio, sono anche per noi in questo momento sotto un po' un riflettore, insomma, ecco, non siamo qua, insomma, dopo 7 vittorie e 2 sconfitte a fare dei processi a questa squadra, assolutamente, perché se no così vuol dire che abbiamo capito poco dello spirito della società, dello spirito di questa squadra, e soprattutto io credo che dobbiamo mettersi bene in testa che le finali non è che passano ogni anno. Non sono scontate. Assolutamente, le finali scudetto sono passate per due anni consecutivi, e credo che nella storia della pallacanestro italiana, non so quante, forse la Fortitudo ha fatto qualche finale consecutiva, ma gli altri anni c'è sempre stato un ricambio, quindi credo che noi veniamo da ottime stagioni, però non dobbiamo mettere addosso questa squadra questa pressione di dover per forza arrivare fino in fondo, o comunque arrivare a dargli, insomma, un obiettivo al di fuori, insomma, della squadra. Credo che l'obiettivo sia quello di fare il meglio possibile con questa squadra in questo momento. Poi è ovvio che se non andrà avrà delle difficoltà, come è sempre stato. Grazie all'intervento del patron Landi siamo sempre potuti intervenire e correggere magari degli errori che ci stanno fare, che si possono fare durante un mercato, o comunque, perché poi i giocatori non è che sono delle macchine, li accendi e vanno sempre dritte, insomma, magari hanno delle difficoltà, sono degli esseri umani e magari fanno bene da una parte e meno da un'altra. Questa è la storia, insomma. Allora, Alessandro Fragi ci ha fatto punto a situazione da direttore sportivo, ovviamente, alla pallacanestro reggiana. Filo, tu che puoi fare fantabasket, invece, voglio sentire la tua opinione. Dopo sentiamo anche Caraffi, dimmi che cosa, insomma, se come la pensi, cosa faresti se fossi al posto di Alessandro Frosini. No, non sono per fortuna al posto di Alessandro Frosini, per fortuna di tutti. No, diversi concetti molto interessanti quello che ha detto Alessandro, soprattutto parto da Lesi, cioè Lesi probabilmente credo che debba essere, correggimi Alessandro se sbaglio un po' quello che ha detto, cioè anche forse un pochino più coinvolto, perché un giocatore comunque ha dimostrato nella sua carriera di avere anche punti nelle mani e probabilmente debba essere anche un po' coinvolto da questo punto di vista da parte dei suoi compagni, che entri un po' anche nella squadra, che trovi fiducia. Credo possa essere un giocatore che sicuramente può fare molto meglio di così. È vero che soprattutto uno spot di numero 5 contro giocatori di pari ruolo ma molto veloci, come può essere Bars di Brescia, assolutamente l'ultimo, come abbiamo visto, va in difficoltà difensive, quindi la squadra deve saperlo, lo staff lo sa, quindi probabilmente bisognerà proteggerlo e fare in modo di soffrire un pochino meno questa situazione. Su Derry James io sono un pochino più scettico, nel senso che lo vedo un po' in difficoltà, cioè, mi ricordava Brindisi un certo tipo di giocatore e adesso lo vedo molto, molto differente, soprattutto dal punto di vista atletico lo vedo un giocatore che è meno lento, ha meno atletismo, lo si è visto in alcune situazioni, per dire nel passaggio quando ha fatto il passaggio in mezzo alle gambe Vitali, insomma lì lui aveva la possibilità veramente di prendere posizione, di fare un bel salto, passando in questo termine, invece Barça l'ha altamente sovrastato di 20-30 centimetri partendo in maniera un po' difficile. Ma sai, su quell'azione di particolari io credo che se credo ci fosse De Nicolao su quell'azione difensiva, lì è ovvio che è un concorso di colpe. Lui ha dovuto trovare, come posso dirti, una via di mezzo per fermare diciamo il playmaker che andava verso canestro. Quando quindi, prende velocità è molto complicato. Poi è un giocatore molto fisico, è ovvio che non ha fatto questo salto clamoroso magari che magari ci aspettavamo, Mi ricordavo un giocatore molto più, poi è vero che quest'anno probabilmente gli viene chiesto anche poco di attaccare il ferro, di come era nella Brindisi, insomma, di qualche anno fa, credo che comunque, insomma, sì, un aspetto, ecco, che a noi preoccupa sicuramente un po' il suo calo fisico rispetto agli anni passati, ecco, questo qua sicuramente dobbiamo entrare, ecco, meglio, capire ancora di più questo aspetto. Sì, poi sto ricordando, collegandomi poi ai messaggi di prima, il quintetto italiano è chiaro che fa bene, perché abbiamo quei giocatori stranieri soprattutto che sono in difficoltà. Però per esempio ci dicono, così mi leggo con un altro messaggio, Massimiliano su Facebook, occhio perché per cercare di resuscitare James stiamo perdendo Achille, che in panchina
perde ritmo, arrivano anche... Sì, beh, però sai, è vero, e anch'io ho avuto un po' questa impressione qualche settimana fa, però è anche vero che James non puoi farlo partire dalla panchina, cioè o fai partire l'Esic a posto di Cervi, che è una follia più totale, però se fai fatica a partire dopo avere il cambio, perché cioè, ovviamente il quintetto è importante, poi conta anche chi esce dalla panchina, quindi mandare James e l'Esic insieme contemporaneamente ne abbiamo visti poco quest'anno. Molto poco in campo insieme, quindi a meno che non giochi con l'Esic da 4 e il quintetto piccolo con Polonare e James in uscita dalla panchina. Alessandro Caracco, tu come la pensi? Ti imbecco così perché non lo so. Cioè io sono sincero, non mi spiego di una cosa, di come l'Esic si è potuto trasformare da un giocatore di un certo tipo nel precampionato a un altro dalla Supercoppa in poi, e mi chiedo se sia un'involuzione risolvibile, visto che è calato lui nel crescere della squadra, e questo mi preoccupa. Mi preoccupa molto, perché non lo vedo un giocatore che possa dare tutto quello di cui c'è bisogno casomai per questa squadra. Mi preoccupa molto James, perché lo vedo un giocatore imballato fisicamente. Ma termine tecnico per ma no, cioè, intenderci. Certo. Io mi ricordavo Ferentino James, che era qualche anno fa, non sono... Tanto il nostro Mirko Zucchi ci ricorda che sta giocando anche Sassari col Partizan ed è sotto di 8 a 5 minuti dal termine del terzo quarto, direi, esatto. E quindi per concludere, cioè, mi ricordavo un giocatore a Ferentino anni fa, che sono passati degli anni, quindi so già cosa, che il discorso è fine un po' a se stesso, però che saltava in testa della gente, cioè non è che in 3 anni perdi completamente tutto l'atletismo, quindi o qualcosa è cambiato in te o evidentemente ci sono dei problemi fisici, non lo so, di gestione della tua energia, non lo so, veramente non lo so, se no mi piacerebbe dare una spiegazione. Mi chiedo se entrambi non siano un lusso in questo momento, se non dovessero dare un segnale. Chiaro che cambiarne due non c'è solo un discorso, va bene, che bello, cambiamo una persona, non sono figurine, tu dici, prendiamo due. Visto che erano già i messaggi con i soliti nomi. Cioè, Mace? No, è uscito James Mace. White. Ma al di là di opzione, che siamo 5, siamo play, James White. Sì, esatto. Sempre bene. Però al di là di quello, insomma, detto questo, io sono preoccupato, soprattutto per l'Esic, per l'apporto, James per il discorso fisico, però ragazzi siamo 7-2 e c'erano anche loro. Quindi improvvisamente cosa è successo? Cioè, solo perché abbiamo perso una partita, sì, no, vero, il problema è diventato irrisolvibile e insormontabile. È quello che ci ha detto Alessandro, ovviamente. Poi è chiaro che se tra un mese staremo ancora parlando delle stesse cose, probabilmente la valutazione cambierà in questo senso. Chiaro, ma io ero preoccupato anche dopo 3 partite, nel senso, una preoccupazione però costruttiva. Io non vedo come loro in questo momento possano essere, possano calarsi in un ruolo concreto in questa squadra, se non l'Esic come 4. E quindi... Tu sposi il progetto? Sposo. È una prova, cioè, non ho purtroppo la sfera di cristallo. No, le abbiamo chiesto a Max Benetti settimana scorsa, che era ospite Alessandro, e ci ha detto sì, arriverà anche un momento in cui l'Esic potrà giocare da 4 insieme a Riccardo Cervi. Guarda, io ho una cosa che ho già visto provare in allenamento, quindi è ovvio che Benetti sta pian piano provando a capire come utilizzare questi giocatori al meglio. Insomma, sono ovviamente un parco lunghi formato da 4 giocatori, è ovvio che forse ci manca il 5 da affiancare a Riccardo, il 5 puro, però avevamo fatto una scelta così, soprattutto facendo solo il campione italiano, certo, appunto puntare su dei giocatori più duttili, dinamici, che comunque ci potessero dare una certa pericolosità anche offensiva, insomma. Uno comunque l'Esic che ha anche spalle a canestro, ha tiro frontale, ha anche un po' di penetrazione, ed è Roy James, uno invece che attaccava molto bene uno contro uno, quindi giocare anche su dei mismatch. Al momento diciamo che non siamo riusciti a coinvolgerli nel migliore dei modi. Credo però che questa squadra abbia trovato in questi comunque 2 mesi di campionato, direi abbia trovato delle
delle certezze comunque in altri giocatori e degli equilibri. Ovviamente, insomma, noi pensiamo sempre che gli stranieri debbano fare la differenza. Qua ci sono un gruppo di italiani che sta facendo la differenza. Ecco, c'è solo da guardare un po' l'altra parte della medaglia. Non fai 85 di media, anche se... È ovvio che anche noi vorremmo che Lesic e James fossero più importanti per questa squadra. Ecco, ce l'auguriamo che possano diventarlo e diamo tutto il nostro apporto e la nostra fiducia. Matteo ci dice, attenzione, Barça non è tutto questo fenomeno, abbiamo sempre la capacità di far sembrare gli altri come i Golden State Warriors, siamo 7-2, aggiustiamo la difesa e ci toglieremo delle belle soddisfazioni, dice, magari con un 5 atletico da affiancare. A Cervi, abbiamo tempo per tanti altri messaggi, poi per parlare anche di Capo d'Orlando, si gioca lunedì e si torna al Palabigi ovviamente, prima però ci fermiamo perché c'è il break pubblicitario. Protagonista dell'ambiente, sa essere anche elegante e discreto. Così è un caminetto Silva. Dal 1978 Silva è competenza e serietà, con forniture e posa in opera di caminetti a legna e a pellet, classici e moderni. A Montecavolo di Quattro Castella, caminetti Silva. Il calore della casa, il calore dei sentimenti. Alimentazioni Benassi, per tutti i momenti di casa tua. Benassi, pavimentazioni esterne con autobloccanti e porfidi, sistemazioni cortilive e fognature. Benassi, via Pico della Mirandola, Reggio Emilia, per tutti i momenti di casa tua. Proprio tutti. Tecnoauto, vendita e assistenza Citroën e Peugeot, è in grado di gestire a 360 gradi la tua Citroën e Peugeot, offrendo una gamma completa di servizi, quali la diagnosi computerizzata motore, revisioni ministeriali, geometria ruote, sostituzione pneumatici e vendita auto nuove e usate. Tecnoauto, da 40 anni la tua Citroën e Peugeot a Scandiano. Siamo in via Contarella 26 e in via Brolo sotto 12. Vi aspettiamo! C'è uno spazio in casa a cui tieni particolarmente, dove ti prepari per i momenti indimenticabili. Uno spazio che vuoi sempre perfetto, pronto a riflettere la tua personalità. Bagno Moda, da più di 30 anni, ha fatto di questo la sua mission. Trasforma il tuo vecchio bagno con le soluzioni Bagno Moda. Chiama subito e vieni in negozio a scoprire la nostra offerta non vincolante a chilometri zero. Bagno Moda a Reggio Emilia. C'eravamo, ci siamo e ci saremo. Non riesci a trovare il divano giusto per te? Da Il Salotto decidi tu come desideri il tuo divano. Dal 1973 il divano su misura per te. Scopri le nuove collezioni. Vera pelle, tessuti di alto livello, antimacchia e antigatto. La qualità di sempre, a prezzi imbattibili. Mi trovo qui all'Istituto Giglio di Milano, dove ho deciso di prendere cura dei miei capelli e ho fatto un trattamento di infoltimento. Questo è il risultato. Vi autorizzo a far vedere come ero prima per rendervi conto di come sono adesso e del risultato ottenuto. Ritrovati Basket Time di nuovo insieme per l'ultima parte della nostra trasmissione con Alessandro Frosini in studio con noi. Abbiamo parlato della sconfitta del Grissimbona Brescia, abbiamo parlato del discorso degli stranieri, soprattutto di Lesic e di James. Mi fa piacere che nonostante la brutta partita di Needham siano arrivati dei messaggi che, come quello di Morgan per esempio, che dice: a parte tolta la partita con Brescia, Needham sta facendo paura, fa per tre stranieri da solo. In effetti ci ha detto Alessandro, una partita condizionata forse anche da quel taglio che si è procurato più mentalmente che altro, però di sicuro Alessandro possiamo dire che sulla conferma di Needham penso siate soddisfatti, insomma. No, molto molto soddisfatti, perché comunque è un ragazzo serio, bravo, ci dà molta difesa, nel senso quello che è mancato purtroppo a Montichiari contro Brescia, insomma, credo, insomma, sulla palla io credo sia forse uno dei migliori difensori del campionato. Credo, insomma,
la sua conferma quest'estate è passata così. Sotto traccia, ma sapevo che comunque ecco, lui sarebbe stato molto importante per questa squadra e lo sarà da qui alla fine. Luca ci scrive, provare a invertire i ruoli di Lesic e James, Lesic avrebbe meno pensieri difensivi con un 5 sotto che lo copre, James già in qualche partita ha fatto molto bene da 5, soprattutto a rimbalzo. Un po' l'abbiamo detto, sì, prima. Meno 5 che Lesic ovviamente, quindi... Tu dici più Lesic da 4, sì, magari poi, che James... Poi ragazzi bisogna poi vedere chi anche c'è dall'altra parte, cioè magari contro Barra si poteva anche andare con Lesic e James insieme, o con James e Polonara... Però non possiamo pensare di mettere James da 5 adesso, va bene, no, tutto, ma neanche Phoenix probabilmente ai tempi di Antoni metterebbe James da 5, cioè adesso non forziamo troppo, sì, le situazioni, siamo andati con Polonara. Beh, però il quintetto Polonara James diciamo che qualche minuto atipico, lo può giocare, capito, sì. Ma qualche minuto Polonara James è un conto, farlo entrare come cambio di Riccardo da 5, sì, sì. Cioè neanche a Phoenix lo small ball. Vabbè, vedremo, comunque sono discorsi interessanti. Stanno giocando questa sera, c'è chi ha già giocato, c'è chi sta giocando adesso, Sassari ed Avellino. Avellino ha vinto di 10 a Utena contro la Juventus di Utena, formazione lituana, 85-75, rimontando da una situazione che la vedeva in difficoltà. Vi faccio vedere solo un'immagine di questa partita, che è una schiacciata di Obasuan che insomma secondo me vale la pena essere vista, visto che ha letteralmente distrutto il canestro. Però il vero uomo della partita, questa insomma per gli esteti è sempre un bel vedere, il vero uomo della partita è stato Fesenko, che ha segnato 25 punti con 13 rimbalzi e udite udite 9 su 11 dalla linea di tiro libero e il 2 su 10 contro Reggio, ce lo ricordiamo bene. Mentre Sassari sta giocando sul campo del Partizan di Belgrado, quindi campo molto molto difficile. Ecco qua le immagini, sotto di 10, 1 minuto e 36 dalla fine del terzo quarto. Ci sono più Stuart che tifosi, tra l'altro. Sì, in effetti. E non è un caso. Una Sassari che è in procinto di effettuare un colpo di mercato, perché non farà movimenti in uscita, almeno per adesso, stando a quello che... almeno è trapelato da Sassari, anche dichiarazioni ufficiali, però ne farà uno in entrata, sembra essere tutto pronto per prendere Gani Lawal da Cantù, che ha rescisso nella giornata di oggi. Alessandro, ti sei arrivata anche a te questa voce? Sì, sembra che sia cosa già fatta e... sì, anche loro devono dare un po' una svolta al loro campionato, che non è iniziato benissimo, credo. Tutte e due, sia Sassari, sì, che Cantù. Tutte e due le squadre. Sassari credo sia 0-6 fra campionato e Coppa, quindi non una situazione ecco, di difficoltà tecnica. Mettono dentro un lungo, non so, quello che potrà dargli in più, insomma, ecco. Vedremo. In effetti sono curioso. È stato vicino a Sassari tante volte, tra l'estate scorsa e questa. Gani Lawal finalmente ce l'hanno fatta portarlo. Mirko, ci hai fatto vedere la classifica, fammi vedere però i risultati, perché così ovviamente chiudiamo il discorso della giornata precedente facendo il punto della situazione per quel che riguarda i risultati. Sassari Cremona 82-83, canestro scadere di Two Holloway e vittoria di Cremona, ed è ovviamente la notizia di giornata arrivata nel anticipo. Con grande difesa di Sassari. A proposito di difesa, esatto. Appunto, noi ci lamentiamo, però lì Holloway a 2 secondi dalla fine è arrivato al ferro, incontrastato. Pesaro Trento torna al successo. Trento era 0-4, lo fa, era 4 sconfitte in fila, lo fa sul campo di Pesaro. In una partita che in realtà è stata comunque sempre abbastanza equilibrata. Capodorlando batte Varese, altra formazione Varese che appare ovviamente un po' in difficoltà. Capodorlando, prossimo avversario della Grissimbo, ne parliamo tra poco. Milano Pistoia, diciamo 25 minuti equilibrati, poi Milano vola ed è ovviamente tutto facile. Avellino batte Brindisi al photo finish, con un po' di strascico di polemiche nel finale, più per quello che è successo fuori dal campo che in campo, ma insomma andiamo avanti. Venezia batte Caserta in una partita finita all'overtime tra formazioni che adesso stanno vivendo un buon momento di forma, diciamo. Anche Venezia è tornato Higgins, ma in generale, seppur sia sempre in mezzo delle voci di mercato, pian piano si sta risollevando. Cantù Torino, una squadra in grande difficoltà, Cantù un'altra che sembra proprio in procinto di sbocciare, che è Torino. Non a caso Torino va a fare il colpo sul campo di Cantù,
che appunto cade ancora ed è la quinta sconfitta consecutiva, direi, della Red October. La classifica la andiamo a rivedere, eccola qua: Milano da sola in vetta, Reggio Avellino con la vittoria, Avellino ha riagguantato la Grissinbon e ovviamente sono sotto a 4 punti di distanza, poi Venezia e la sorprendente Caserta, la sorprendentissima ovviamente Capo d'Orlando, Brindisi, Sassi, Torino, Brescia e il gruppone che si gioca, diciamo, gli ultimi posti playoff per adesso: Pistoia, Varese, Cantù, Cremone, Pesaro. È una classifica che diciamo che è ancora abbastanza corta, anche se in coda soprattutto forse Alessandro si iniziano un po' a delineare le formazioni che in questo momento sono maggiormente in difficoltà, insomma. Ma io credo ci siano le ultime 5 squadre, ecco, che per un verso o per l'altro siano in difficoltà, ecco, perché comunque Cremona forse non pensava di essere lì, come Pesaro, che quest'estate aveva fatto comunque un mercato differente rispetto agli altri anni, dove avevano puntato un po' più su. La stessa Varese, Cantù credo sia la squadra che ha deluso più di tutti in questo inizio di campionato. Vedremo. Sì, cambierà tantissimo Cantù, però credo, non è mai facile entrare in sì, quelle. Però non so, perché loro hanno già fatto tanti tesseramenti, non so quanti gliene mancano, credo forse 3. Sì, e di visti pochi, quindi insomma devono stare molto molto attenti. Ci scrive Marco su Facebook: Frosinis è un grandissimo DS, complimenti, domanda, quest'anno ci saranno tanti contratti in scadenza di giocatori importanti, quanto condiziona questo l'incertezza del futuro, soprattutto riguardo a quale Coppa Europea si giocherà e se si giocherà? Ma allora, diciamo che si va, è presto dirlo, ma si va verso un'estate che si sarà molto importante nella costruzione della squadra, perché ma sicuramente abbiamo insomma dei giocatori importanti in scadenza di contratto, però è ovvio che Reggio Emilia è una piazza importante in questo momento in Italia, dove comunque si fa un'ottima pallacanestro, dove comunque ci sono delle garanzie economiche importanti. E anche questi, insomma, i nostri giocatori sanno bene queste cose qua, sanno molto che da altre parti forse la vita è ancora più difficile rispetto alla vita del giocatore, dico. Che quindi, già sono ben abituati. No, sicuramente credo li abbiamo abituati bene, ma anche loro ci hanno abituato altrettanto bene, perché insomma i risultati, certo, sono arrivati in questi anni e credo insomma ci siamo divertiti molto, quindi credo insomma che durante questa stagione valuteremo questi ragazzi in scadenza e poi faremo le nostre valutazioni credo alla fine della stagione, però insomma ancora è molto presto parlare, certo, di mercato. Io credo per loro è un grosso stimolo per far bene, per mettersi ancora più in mostra. Vai con qualche messaggio, Alessandro, poi parliamo di Capo d'Orlando per chiudere. Vado a ripascarne uno che è arrivato un po' di tempo fa, però molto carino. Abbiamo fatto 7 vittorie con questi ragazzi, ora sono tutti incompetenti. Leggete le parole di oggi di Baldi Rossi e riflettete, cari tifosi. Buonasera. Cosa ha detto Baldi Rossi? Che non lo so. Ma ha detto sostanzialmente oggi che l'ho letto anch'io un po' di sfuggita. Mi pare di aver letto che ha detto che si stupisce del pubblico di Trento, che è diventato un po' troppo borghese, perché l'anno scorso era il sesto uomo in campo, poi adesso sono diventati tutti improvvisamente tutti esperti, sofisti di basket. Okay. E la gente e anche loro sono arrivati. L'ho trovato attualissimo, ma questo me lo tengo per me. Ti chiedono, Fro, quanto è stato difficile invece, visto che hai risposto alla domanda per il prossimo anno, quanto è stato difficile costruirla quest'anno la squadra? Sì, senza nell'estate con l'Eurocup si fa, non si fa. È ovvio che in quel momento lì fare una coppa o non farla cambia molto, ecco, a livello di appeal sul mercato di un certo livello di giocatori. Soprattutto americani o comunque europei. Il non fare la Coppa un pochettino ci ha penalizzato, però credo insomma le scelte che sono state fatte anche per dare molta responsabilità ai nostri ragazzi italiani, a questo gruppo. E dico insomma che
questo inizio di campionato è molto soddisfacente da parte mia. Cosa devo dire? Cioè, io sinceramente quando è uscito il calendario avrei firmato, cioè, subito, immediatamente, sì. Guarda, farai 7 vittorie e 2 sconfitte nelle prime 9 giornate. Dove si firma? Cioè, subito, immediatamente. Quindi, secondo me, questa squadra qua va ancora di più sostenuta. Credo che lunedì sera al Bigi, insomma, avremo un'avversaria che non sarà una passeggiata, assolutamente. Credo sarà una partita difficile, perché comunque Capo d'Orlando è una squadra corta che gioca con 7-8 giocatori, che comunque si è ben amalgamata in questo inizio di campionato, e insomma poi non sono così distanti da noi in classifica, quindi vuol dire che stanno giocando bene. Quindi bisogna arrivare, noi dello staff, i giocatori e anche il pubblico che verrà a sostenerci e a vederci, con la giusta mentalità. Insomma, credo che dovremo sicuramente riscattare la sconfitta di con Brescia e fare una grande partita, però attorno a noi vogliamo avere quell'ambiente che ci ha sempre sospinto e sostenuto in questi anni. E credo, insomma, il Bigi, seppur con questo nuovo restyling, è cambiato nell'aspetto, ma non deve cambiare nei contenuti, nella sostanza del suo pubblico. Allora, Capo d'Orlando, Alessandro Caraffi, abbiamo visto la grafica, ti leggo qualche dato: il miglior realizzatore è Bruno Fittipaldo, che segna 15 a partita, ma è anche il miglior assistman, 7 assist e mezzo, chi se lo aspettava, in pochi, sinceramente. Caraffi no. Io no. E di sicuro molto bene sta facendo anche Dominic Arci, 13, quasi 14 di media con 7 rimbalzi. Delas il pivot, 11 e 3 di media con 6 rimbalzi. Andiamo a dare un occhio anche a Drake Diner, 10 punti di media, 9,7, sta tirando il 43 da 3, sta iniziato molto male, adesso sta arrivando pian piano anche da quel punto di vista lì. È il Diner formato uomo squadra, non più il Diner formato 30 a partita, e un Diner ovviamente che adesso ha un ruolo diverso, però comunque in generale è una squadra quadrata questa Capo d'Orlando, una squadra che i suoi equilibri li ha trovati. Come? Anche perché comunque partire con così tante scommesse non era facile, perché guardate che da Fittipaldo a Delas a Diner a dare un ruolo importante anche a un giocatore come Iannuzzi, ad esempio, che Iannuzzi, sta giocando tanto e facendo quasi 10 a partita, grande sorpresa. La Quintana, che continua a essere un ottimo giocatore. Una squadra dove gli infortuni hanno fatto bene, nel senso che i giocatori che tipo Berzins, tipo Nicevic, che hanno avuto problemi di infortuni, sembrava dovessero mettere in grossa difficoltà, invece hanno trovato questa reazione nell'emergenza che ha fatto venire fuori giocatori come Fittipaldo, come Iannuzzi ad esempio. Sì, è una squadra insidiosa, una squadra che non molla mai, una squadra che gioca il suo basket ma martella sempre su determinate cose. E mi è capitato di vederla 3-4 volte quest'anno ed è una squadra veramente che non ti dà mai la sensazione di abbandonare di testa la partita, e quindi questo dovrà Reggio stare attenta a calcolarlo, anche se casomai si potrà andare a vantaggi anche in doppia cifra, perché guardate che Capo d'Orlando non molla neanche almeno 10, non l'ha fatto neanche contro Milano in casa, una partita che Capo d'Orlando forse avrebbe meritato di vincere con un tiro da 3 punti, non da 3 punti, insomma una squadra che è davvero lì perché lo sta meritando in questo momento. Tante scommesse, ma le ha vinte quasi tutte. Filippo, la prova migliore per ritrovare anche quella mentalità, quell'intensità che Reggio in realtà non ha mai perso, però anche per quel che riguarda l'aspetto difensivo serve una partita di applicazione costante, insomma. Sì, serve una grande prova per rispondere un po' della prova opaca del contro Pesaro in casa, della sconfitta comunque contro Brescia, quindi insomma è una bella sfida, una bella prova contro una squadra che, insomma, Alessandro ha ben descritto, che sta facendo molto bene nonostante sia partita con diverse difficoltà, quindi è un bel test, il ritorno di Drake Dean, il ritorno di Flavio Fioretti, insomma ci sono diversi spunti interessanti, anche se sarà lunedì sera, non saremo nel weekend, ma sarà sicuramente una partita bella, vera e molto coinvolgente per il pubblico. Va bene, siamo arrivati in chiusura. Alessandro, ti leggo ringraziandoti questo bel messaggio che ha mandato adesso Davide su Facebook. Comunque vada, tanti complimenti a Alessandro Frosinone, persona seria e professionale che ha Reggio saputo dimostrare finora le sue capacità, costruendo tutti gli anni una Reggiana equilibrata, gagliarda, tosta e di valore. I risultati per ora sono dalla sua, insomma. Ti dico, io ringrazio ovviamente, perché i complimenti fanno sempre piacere, è ovvio che insomma ci tengo a dire che comunque
noi vogliamo sempre migliorare come staff, siamo uno staff molto unito, ci confrontiamo giornalmente, queste sconfitte servono anche per poi fare un punto della situazione, chiarire anche determinate cose all'interno del nostro gruppo, e soprattutto fanno sì che la squadra possa, credo, continuare a migliorare. E, insomma, io non vedo le sconfitte, non le vedo una cosa negativa, anzi tante volte ti servono per poter fare un passo in avanti, e quindi sta a noi questa settimana a lavorare bene per poter arrivare pronti, preparati per la sfida con Capodorlando e continuare il nostro cammino, percorso che non sapremo fino in fondo quale sarà. Insomma, è ovvio che il primo appuntamento dove vogliamo essere sono le Final Eight di Coppa Italia, dopodiché vogliamo arrivare a fare un playoff, non so dirvi in quale posizione arriveremo. Io credo che non sia importante arrivare secondi, tutti ci dicono che siamo l'anti-Milano. Cioè, a me è importante arrivare ai playoff nella miglior condizione possibile. Poi il playoff te la giochi, insomma. Esatto, e insomma, e di sicuro anche adesso inizia un bel tour de force qui a Natale, perché Capodorlando, poi due trasferte di fila, Varese a Torino, cambio moltissimo, e poi con Milano, prima di andare poi a Pistoia il 2 di gennaio. Insomma, un bel tour de force davvero. Grazie mille Alessandro Frosini per essere stato al nostro fianco, grazie mille anche a Filippo Bartoli e ad Alessandro Caraffi, grazie a tutti quelli che ci hanno scritto sui social e su SMS, grazie anche a Mirko Zucchi in regia. L'appuntamento lunedì sera 20:45 al Palabigi, c'è Grissin Mora Reggio Emilia contro Betaland Capodorlando. È davvero tutto anche da parte mia, la Liga può andare alla sigla di chiusura, grazie mille e arrivederci.